c'è? Lucina, la così si vede la marca. Così non si legge, al contrario. Eccoci qua con un nuovo video in studio, ovvero la mia cucina con tutti i mobili spostati. Cercherò di fare un video breve, anche se non è il mio stile perché sono sempre lungo e prolisso, ma sono qui perché la Simo mi ha regalato questa nuova borsa da sottosella da bikepacking della Decathlon, che avevo visto e mi incuriosiva. E facendo un piccolo preambolo, chi mi segue da tempo sa bene che io non ho una preferenza per la tipologia di borse sulla bici, ovvero o bikepacking o pannier da cicloturismo classico. Ma per chi non mi segue, questo preambolo era dovuto. Perciò io, secondo il tipo di viaggio, scelgo una configurazione piuttosto che un'altra. A volte ho fatto anche dei misti, ovvero con la borsa sottosella e le borse davanti classiche del cicloturismo, perché ne portavo più del dovuto. Torniamo a noi. Nella mia configurazione da bikepacking, la borsa sottosella che ho sempre utilizzato è questa, una Lixada Roosevelt, comprata su Amazon a 39,90 mi sembra, 2 o 3 anni fa, che uso tuttora per andare a fare bike to work, i miei 31 km per raggiungere la fabbrica dove lavoro. Mi metto il cambio qua, così quando arrivo al lavoro mi lavo, mi porto la mia roba, mi cambio e questa mi basta, è da 10 litri e sì, ve l'ho detto, pagata 39,90. Ma adesso la Simo mi ha regalato questa nuova della Decathlon, una Riverside con un sistema leggermente diverso. La mia era di quelle classiche dove tutta la borsa viene fissata al tubo sella mediante questo velcro e poi i vari gancetti per attaccarla al telaio della sella. Poi si piegava e riempiva. Questa della Riverside invece ha una struttura che viene fissata alla sella come l'altra, ma adesso proviamo ad aprirla, perché con tutti questi agganci ha questo sistema qua. Come vedete non ha una borsa, perché la sua borsa è questa impermeabile, una classica sacca roll up con la forma un po' appuntita in modo da infilarla qua all'interno, con la valvola finalmente di scarico dell'aria in modo che quando si arrotola si riesce a far fuoriuscire l'aria e ottimizzare gli spazi. Ma prima di fare una prova di riempimento di entrambe le borse per potervi far vedere come sono effettivamente ingombranti da piene, quant'è il loro volume, voglio fare una prova di pesata di entrambe, perché come vi dicevo questa mi sembra decisamente più pesante di quella che utilizzavo prima. Aspettatemi lì che vado a prendere uno strumento super preciso. Aspettatemi. Eccomi qua con il mio bilancino pesa valigie, affidabile per quello che può essere affidabile uno strumento di questo genere. Facciamo l'azzeramento. Faccio l'azzeramento. Zero, cominciamo con la struttura. Attacchiamo qua, vediamo se sta in bolla. Ok. Mi dice 640 grammi. Che è già un bel pesare, eh? Un bel pesare. Pesiamo la sua sacca. Pesiamo, sempre sti plurali. Fai ridere. La sua sacca pesa esattamente 260 grammi, che sommata alla sua struttura fa esattamente 900 grammi, che è un peso di tutto rispetto da portarsi dietro in bicicletta. Adesso recupero quella vecchia e peso anche questa. Aspetta, vediamo se lo zero lo sta tenendo. Cioè, attacchiamo a testa in giù.
500 grammi tondi tondi, quindi ci sono già 400 grammi di differenza tra questa e questa in più, calcolando che questa qui è un 15 litri, questa è un 10 litri, vuol dire che io posso andare a caricarmi ancora più abiti, abbigliamento dentro questa borsa qua, quindi 400 più il peso in più inizia a essere un peso abbastanza significativo sotto la sella, e soprattutto vedremo quanto scoderà, ma lo vedremo quando. Tra qualche giorno partirò con la Simo, che ho quasi convinto a fare 5 giorni di viaggio con me, solo perché abbiamo pianificato un viaggio relativamente semplice lungo la Food Valley del Parmense. L'ho convinta solo perché, appunto, essendo la Food Valley, andiamo lì a mangiare culatello, prosciutto crudo, tortellini, più ne ha, chi più ne ha più ne metta. Perciò ci rivediamo tra qualche giorno sulle strade con la Simo, e quindi per voi passerà qualche millisecondo, per noi qualche giorno, tempo di organizzarci, prepararci e partire. Buone pedalate a tutti, vi faccio sapere lungo la strada come si è comportata quella borsa che utilizzerò in quel ciclo viaggio. One minute later. Stavo scherzando, sì, mi sono ricordato che devo farvi vedere come si riempiono anche queste borse e come rimangono piene. No, non è vero, mi stavo ricordando, ma adesso ho recuperato due asciugamani, due cose da mettere dentro le borse. Aspettate lì, tolgo lo strumento di misura e cominciamo. Cominciamo da quella vecchia, che è quella che utilizzo ancora per andare al lavoro. Mettiamo un po' di asciugamani così a caso, vediamo di riempirla. In modo che così mettiamo questa roba qui, la pressage, si chiama questo di pressage. Una volta che l'hai riempita così si può mettere ancora qualcosina, ma adesso stiamo qui a riempire tutto. Sì, arrotola per bene e poi con i suoi gancetti si va a chiudere così. Uno, e due, e qui abbiamo la nostra borsa sotto sella. Questo è dove viene agganciato al tubo della sella, e questi gancetti qua invece vanno fissati al telaio della sella, e col suo gancio qua io di solito la leggo in modo che scodi il meno possibile. Ma svuotiamo questa qui, adesso svuoto questa qui e riempo quella lì. Ne ho preparato mille sacche da mettere dentro, devo svuotare mezza casa, no? Così vediamo come funziona. Questa è la prima volta che la riempio e vediamo anche come si fissa la... C'è già più roba, vediamo. Abbondante, guarda. Mettiamo questa al fondo. Mettiamo questa qui qua. Anche lì, poi, in base a quello che devi portare, devi sempre vedere come incastrare dentro gli spazi delle borse. Proviamo a mettere anche questa qua. Vedi? Là. Qua ci sono anche segnati i tre giri che devi fare per avere la garanzia che rimanga stagna. Fai così, si apre la valvola, così come sentite, forse lo sentite, esce l'aria. E si va a chiudere, si chiude qua e voilà. E questa è la sacca una volta chiusa, che verrà
fissata all'interno della sua staffa che è montata sulla bicicletta. Adesso non sto qui a farvi vedere perché bisogna attaccare tutti i ganci e devo ancora imparare, quindi ve lo farò vedere una volta che monto la sua staffa sulla bicicletta, dove sarà un po' più facile poi lavorare. Questo è quanto. Ciao. One week later. Ed eccomi finalmente fuori dallo studio della cucina di casa mia. Sono a Parma, conclusi i miei 5 giorni di cicloviaggio insieme alla Simo, che è qui che si riposa. Stiamo tornando in stazione per prendere il treno e ne approfitto in questi 5 minuti di pausa per dirvi i pro e i contro di questa borsa che ovviamente ho utilizzato in questo viaggio. Ve la faccio vedere nel mio setup che ho usato: le classiche e inconfondibili infradito appese fuori, perché dentro non ci stanno, in più puzzano, perciò sempre meglio appenderle fuori. Dei rimasugli di cibo, ma veniamo al dunque. Pro e contro di questa borsa: sicuramente avere un telaio fisso alla bici e la possibilità di sganciare semplicemente due ganci e sfilare completamente la borsa è un ottimo vantaggio se si decide di non spostare più la bicicletta dal B&B o dal campeggio o dal bosco dove si è arrivati. Ma in questo cicloviaggio, dove io e la Simo la sera qualche volta dal B&B prendevamo la bicicletta per andare a procacciarci il cibo in osteria, trattoria, diventava un po' scomodo, perché senza la borsa, tenendo il telaio e la struttura montata sulla bici, ci sono troppe corde, laccetti che devi cercare di fissare in qualche modo. In più vai in una trattoria, lasci la bici fuori e lasci il telaio attaccato alla bici, che è comunque facilmente staccabile e potrebbero rubartelo, ed è la parte più costosa di tutta la borsa. Quindi in quei casi lì diventa un po' scomodo. Infatti noi lo sganciavamo, lo lasciavamo al B&B, ma a quel punto tanto vale avere la borsa come ce l'avevo prima io, dove la sera sganci tutto e via. Perciò pro e contro sono questi qua. Un vantaggio sicuramente è la quantità di litraggio superiore a quella che avevo precedentemente, sono 5 litri in più che si sentono anche nel peso, perché già, come vi ho fatto vedere coi pesi, la borsa a vuoto pesa più dell'altra. Però ho notato che questa, con le sue cinghie tirate per bene, rimane molto più stabile dell'altra, scodinzola meno, e quindi anche se è più pesante la si sente forse un po' meno che l'altra. La userò ancora? Non lo userò? Non lo so, penso di sì, perché comunque mi sono trovato bene, comodo. Ah, un'altra cosa: qui adesso io ho agganciato la luce, sempre Decathlon tra l'altro, perché in questo viaggio l'altra mia luce, quella più potente, l'ho rotta. Però volevo farvi solo notare che l'ho dovuta agganciare ai suoi laccetti nella borsa che avevo prima, a vari step dove poterla fissare, in modo che se la borsa la riempi di più o la riempi di meno hai la possibilità di metterla in varie posizioni. Però questa è una cosa in più aggiuntiva. E niente ragazzi, non so cos'altro dirvi su questa borsa. Se avete delle domande scrivetemele qua nei commenti sotto al video, e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.